Ciao a tutti ragazzi, io sono Giallino e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo in un mondo che se prendo danno finisce il video. Prima di cominciare ovviamente iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e attivate la campanella. Ora, dobbiamo fare tutta la nostra sopravvivenza senza prendere neanche uno spicchio di danno. Cosa ovviamente impossibile. Ci riusciremo? Saremo dei veri pro e quindi faremo un'intera serie? O saremo dei veri noob e faremo un video da un secondo? Lo scopriremo adesso. Allora, innanzitutto vado a prendere legna, cercando di non prendere danno. Quindi, legna, importante, molto importante, che è davvero importantissima, la legna. Quindi si prende tanta legna, molta legna. Ecco qua, così almeno potremo fare già una bella casetta, cercare le pecorelle, fare i lettini e tutto quanto. Ora, e andiamo avanti e di qua a cercare delle pecorelle, perché le pecorelle sono la nostra salvezza, così almeno si fa il letto e non moriamo. Ecco, e quella è già una prima cosa molto importante. Ora già possiamo farci un sacco di legna, questo è buono. Crafting table, bastoncini e siamo già pronti. Allora, ovviamente sembra semplice non avere danno, ma è impossibile. Infatti già sto morendo di fame e se prendo un minimo di danno con la fame muoio. Allora, non muoio, però finisce il video. Forza, muori mucchetta. Grazie. Muori anche tu. Muori, grazie. Grazie per il cibo. Andiamo dalla pecorella, che è utile lei. Tu sei utile almeno. Cavallini, io non lo voglio fare, ma ho visto che voi date il cuoio. Lo devo fare. Non lo volevo fare, cavallini. Sono i miei animali preferiti. Lo devo fare per forza. Mi dispiace. È per essere più equipaggiati col cuoio. Mi dispiace, cavallini, ma anche tu fai la tua stessa fine. Non volevo che tu facessi questa fine. E neanche dovevo. Comunque, intanto che uccidevo questo cavallino, mi sono reso conto di due pecorelle. Quindi, già sappiamo che forse non prenderemo danno perché abbiamo già il letto. Insomma, tre di lana, legna, fatto il letto. Allora, io direi di andare a prendere anche i fiorellini gialli, perché in effetti un lettino giallo non ci sta mai male, no? Guardate, qua c'è anche un'altra pecorella. Quindi qua fiorellini gialli, altra pecorella. Mangiamo prima che prendiamo danno di cibo. Quindi mangiamo. Ok, ora mettiamoci. Allora, andiamo di qua e iniziamo a costruire una mini casetta, non troppo grande. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. 2, 3, 4, 5. Facciamo pure 6. Sì, che 6 ci sta bene. Ok, aspetta un attimo che qua abbiamo messo il blocchettino sbagliato. Ecco qua. E voilà. Ora dobbiamo prendere altra legna. Allora, signor pollo, come facciamo a prendere altra legna? Mi sono posizionato qua perché ho visto che qua c'è tipo un buco. Ecco, infatti, dove qua si fa una specie di miniera molto grande. Aiuto. Non prendiamo danno. Siamo dei veri pro. Forse. Se non prendiamo danno. Ok. Per fortuna, quindi prendiamo altra legna. Ora e prendiamo altra legna, perché ovviamente la casetta deve essere bella, non troppo grande, ma almeno abbastanza protettiva, perché altrimenti vengono i mostri, ci uccidono e bye bye. Forza, prendiamo la legna, così andiamo subito in miniera. Che se non sbaglio c'era del ferro, se non mi sbaglio,
Se non c'è, ovviamente lo vado a cercare, che io trovo sempre i minerali. Ecco qua. Salve signor Pollo, perché state vicino alla mia casetta? Voi non ci dovreste stare. E allora facciamo subito la legna. Perfetto. Ora che abbiamo un sacco di legna, devo dire, iniziamo a fare la casetta. Perciò, allora, quindi 2, 3, 4, 5. Sì. Quindi facciamo 2, 3, 4, 5. Aiuto, no, qua cado. Aspettate. Dobbiamo fare. Mi sono scordato. No. E qua come faccio? Prendo per forza danno. Aspettate. Allora, dobbiamo inventarci qualcosa. Cosa ci inventiamo? Allora, potremmo. Non lo so. Allora, io avrei una mezza idea, tipo ci buttiamo e mettiamo il blocco di lana così non prendiamo danno. Proviamo. Se prendiamo danno però finisce il video. Però è l'unica speranza. Proviamo, eh.